Ciao a tutte e a tutti! Oggi è un nuovo video e come potete notare sono struccata, quindi vuol dire soltanto una cosa: get ready with me. Prima di iniziare vi chiarisco subito una cosa perché so che altrimenti rimarrete scioccatissime. Sì, queste sono le unghie di questo periodo. Però se avete seguito i vlog che ho fatto in Grecia, anzi il vlog però dei vari giorni in cui sono stata in Grecia, se non l'avete visto ve lo linko nella scheda info, saprete cosa mi è successo soprattutto a questa unghia. E quindi è per questo che ho dovuto farlo in questo modo, senza quest'unghia. Chiarito questo perché altrimenti so che me l'avreste chiesto in 8000, perché lo so, è strano, soprattutto visto da me avere le unghie corte e di un colore nude, però devo essere onesta, sono carine, eleganti, mi piacciono. Comunque per questo Get Ready ho una sorta di novità perché proveremo dei nuovissimissimi prodotti. Sarà una scoperta, scopriremo insieme più che altro. Questi prodotti sono di Bershka. Allora vi spiego un po': mi aveva scritto qualche tempo fa la PR di Bershka, che si occupa appunto del marchio. E io lì per lì, sinceramente, ho detto: oddio, mi hanno preso da Bershka, ma che cavolo ci ha mandato il curriculum? Comunque, tra le mille idee che mi sono bazzicate in mente, non c'era assolutamente questa. Mi hanno scritto per chiedermi se volevo provare la loro primissima linea di beauty, che appunto si chiama Bershka Beauty. Oggi mi è arrivato il pacchetto che dovevo girare, comunque già in programma questo Get Ready. Quindi ho detto colgo due piccioni con una fava e vi faccio vedere anche questi prodottini. Perché io in negozio ancora non li ho visti. Ditemi voi se magari vi è capitato di intravederli in qualche negozio Bershka. Quindi ero appunto curiosa di testarli e di farli conoscere anche a voi, se magari, non so, vi interessa. Magari vedrete questi prodotti in negozio, non sapete come sono, eccetera. Io ve li faccio vedere. Allora, tutti i prodotti che mi hanno mandato in realtà erano sistemati in modo abbastanza carino. Poi io li ho tutti staccati, quindi insomma li vedrete un po' così. Non so se sono tutte le cose della linea, però mi hanno inviato appunto queste. E qua tutti i prodottini che adesso mano a mano vi farò vedere. Naturalmente il Get Ready non lo farò soltanto con i prodotti questi qua, ma mi sono presa anche un po' dei miei soliti prodottini, perché quelli che mi hanno mandato non sono sufficienti per creare un look vero e proprio. Prima di tutto vado ad applicare il primer viso e voglio utilizzare insieme a voi l'hangover di Too Faced, che avete visto anche nel video dei preferiti, è tipo top. Mentre di Bershka vado a prendere un burro cacao che c'è della linea, si chiama Gummy Smoothie. Eccolo qua. Tra l'altro i packaging sono molto carini. E questo qui è un lip balm, lo 01 Juicy Watermelon. Fatto in questo modo, tra l'altro ci sono anche i prezzi scritti qua. Questo viene 6 euro ed è appunto un lip balm fatto però a matitone tipo. Raga, c'ha un profumo che ve lo mangereste. Quindi questo intanto lo applico. Non so se lascia un leggero colore, però forse no. Però mamma mia, c'ha un sapore. Ed ora vado ad applicare sul viso il primer, questo qui di Too Faced, che appunto vi ho detto anche nei preferiti, mi è piaciuto tantissimo perché è molto rinfrescante e fa il suo lavoro. Scusate se non userò questo ditino, ma ci ho messo sopra la cura che sto facendo, quindi meglio che non mi ci tocco il viso. Comunque scrivetemi qua sotto nei commenti perché sono curiosa. Cosa avete fatto quest'estate? Se siete andati oppure se dovete ancora andare, perché insomma tutto può essere. Alla fin fine l'estate purtroppo non è neanche per idea finita, anzi ogni giorno fa sempre più caldo. Io infatti questi giorni sto chiusa in casa con l'aria condizionata. Le poche volte che esco o è mattina presto o comunque dopo le 6, ma fa pur sempre caldissimo, è una cosa impressionante. Infatti mentre stavamo lì in Grecia c'era un'aria fantastica, cioè non ho sudato neanche mezzo secondo, vi giuro mezzo secondo. Sono atterrata qui domenica 6 agosto, penso sia stato il giorno più caldo. Mi mancava l'aria, cioè mi sentivo proprio sciogliere gli organi interni, vi giuro, una cosa impressionante. E una volta entrata a casa, ciao mondo. E adesso faccio direttamente la base, così dopo andiamo a provare la palettina, questa qui di Bershka, e voglio vedere se i prodottini, gli ombretti fanno fallout, quindi prima faccio la base. E utilizzo un correttore mio, questo qui è il Born This Way di Too Faced colorazione light, mentre nella sezione Bershka vado ad utilizzare questa per sfumare i correttori che volevo provare da una vita, ed è la Silicone Sponge. Quindi se siete poi curiose di provare anche voi questa spugnetta, la troverete da Bershka Beauty. E questa qui, vi dico subito, viene 7 euro, è rosa, quindi super top, e l'ho presa prima in mano ed è morbidissima, vi giuro. Quando le vedevo nei video, insomma qui su YouTube, mi sembrava sempre durissima, dico ma come fanno a metterci il
fondotinta. Questo, guardate, è morbidissimo. E voglio provarla perché ancora non l'ho provato, mi sono arrivate proprio adesso. E poi utilizzo sempre di Bershka Beauty questo che si chiama Selfie Kit, che è un contouring kit praticamente. È lo 02, questo viene 7,99 euro, quindi vabbè, vi dico 8 euro io arrotondo. Non è uno stick per il contouring, è proprio, vedete, in crema. Queste sono le due colorazioni, però utilizzo anche questo mio correttore perché ci sta sempre. Naturalmente non ho preso lo specchietto, stavo andando così alla rinfusa. Tra l'altro uno dei prossimi video sarà la No Mirror Makeup Challenge, la vendetta, perché sapete che l'ho già ho girato quel tipo di video, però la vendetta ci sta tutta. E non so se avete notato, sicuramente forse non si noterà, ma io mi vedo un sacco più abbronzata rispetto a quando sono andata via, nonostante io il sole non l'abbia preso. Adesso andiamo a utilizzare lo stick. Allora vado prima con la parte scura, appunto nei punti, che in realtà il colore non è affatto freddo, quindi speriamo mi piaccia. Vado anche un po' sul naso, è una prova, ve lo dico subito, quindi me lo metto un po' ovunque. E la parte chiara ripasso sopra al correttore. Forse per me era meglio la colorazione 01. Comunque prendo la spugnettina e vado con la parte non piatta. Vedete che c'è una parte piatta e questa che è leggermente concata. Allora vado a tamponare. È una sensazione stranissima, vi giuro, perché sembra proprio di tamponarsi con una ciabatta. Oddio raga, mi sa che ne ho messo troppo di questo sul naso. Ma che è questo, un get ready oppure non lo so, un video dei miei comici? No, niente. Qui sul naso dopo andrò a sistemare. Poi ho pulito un attimo la spugnetta e provo qua sotto. L'unica cosa è che mi dà l'idea di non applicare il prodotto. È una sensazione stranissima, nel senso, con la Beauty Blender o con un pennello mi sento comunque il fondotinta attecchire bene. E invece in questo caso mi sento una cosa viscida in faccia e basta. Però in fin dei conti non è malissimo come applicazione. L'unica cosa è che dovete stare un po', ci si deve perdere tempo, quindi non è proprio comoda per chi si trucca velocemente. Però l'applicazione non è malissimo. Lo vado subito a sfumare, anche se ne ho messo troppo. Non pensavo fosse così scrivente. Però vabbè, questo colore per me non va bene. Guardate quanto è scuro. Vado a sistemare. Non penso lo stick sia male, perché comunque è molto scrivente e tutto. Proprio il colore che per quanto mi riguarda è sbagliato. Adesso vado a sfumare tutta sta rubina. Allora, volevo farvi vedere quanto è sfumabile questo stick, questa parte del contouring calda. Mi piace tantissimo. Guardate quanto è sfumabile e l'effetto bellissimo che fa. Qui dall'altro lato vedete che l'ho già sfumato e l'effetto non mi dispiace affatto. Vado ad applicare la mia solita cipria, che è la Stay Matte. Tra l'altro questi giorni sono super indaffarata perché voglio girare tutti i video per il mese di agosto, in modo da prendermelo un po' di pausa tra virgolette, visto che comunque devo partire, devo andare in Puglia più o meno dal 20 di agosto, quindi ho ancora un po' di giorni per registrare i video, in modo appunto da caricarveli poi per tutto il mese e io posso starmene un po' tranquilla. Non è una cosa difficile, nel senso, l'importante è organizzarsi, sapere un po' come gestirsi. Fatto sta che io mi ritrovo ad alzarmi dal letto la mattina e praticamente andare a dormire in uno scocchio di dita, cioè mi sembra che la giornata passi in un batter d'occhio, e quindi ogni volta mi sembra di non aver fatto nulla, però dai, alla fin fine qualcosa di buono lo tiro fuori, quindi sono abbastanza soddisfatta. Però ecco, mi manca ancora da girare un bel po' di video, li vedrete tutti sfalsati poi qua sul canale. Comunque guardate che bell'effetto, non so se da lì si vede, cioè è molto naturale. Io posso anche non mettere il bronzer. Aggiornamento del gloss, mi piace, è molto confortevole e soprattutto è rimasto molto il sapore, nonostante ce l'abbia su da un po'. Adesso vado a provare gli ombrettini. Loro mi hanno inviato questa palettina che si chiama I Like It, cioè proprio il gioco di parole. Ci sono arrivata adesso. Multi-talented eyeshadow palette colorazione 04 Savage Jungle. Questa viene 10 euro ed è fatta in questo modo. E una volta aperta, i colori che si presentano sono questi della, appunto, numero 04. Non sono tonalità da trucco da giorno, benché meno da trucco estivo, però ci facciamo bastare. Sicuramente metterò questo colore qui
qui chiaro su tutta la palpebra come prima cosa. E parto proprio con l'ombrettino, con un pennellino a lingua di gatto. Allora, prelevarlo mi sembra un po' polveroso, non so se lo vedete, forse da qui si vede che casca un po'. Proviamolo sulla palpebra. Non mi sembra ci sia un eccessivo fallout. Un po' c'è, però vabbè, essendo che il colore è chiaro non dà fastidio. Però la pigmentazione non è male. Poi questo colore qua è un must have. Uno champagnino chiaro, glitterato. Adesso proviamo i colori un po' più scuri. Prendo questo pennellino cicciottino da sfumatura e vado a prendere questo colore che è un grigio freddo scuro. Mi sembra molto scrivente. Un po' polveroso anche questo. Guardate, è scriventissimo, questo sì. E cerco di dargli una forma per poi sfumare. Come sempre parto dalla struttura del trucco. Sfumabilità buona, non è eccellente, ma per una palettina da 10 euro è buona. E il colore soprattutto è molto particolare e pieno. Le picchietto un altro po' soltanto qui nei punti dove voglio più intensità e vado a fare la stessa cosa anche all'altro occhio. Ora prendo un pennellino da sfumatura pulito e vado appunto a sfumare. Non mi dispiace, eh? Mi piace un sacco proprio il colore in sé. L'unica cosa un po' a sfavore è il fatto che un po' di fallout alla fine me l'ha fatto quando ho prelevato più il prodotto, quindi magari sì, ci sta. Dopo aver sfumato l'ombrettino, vado a prendere questo bellissimo colore verde tra il grigio e il color champagne. Questo è meno polveroso rispetto a gli altri. Quindi questa palettina non so se consigliarvela, nel senso potrei consigliarvi di vedere le altre colorazioni di queste palettine. Questa in particolare non è che mi piaccia tanto. Poi voglio utilizzare sempre della linea di Bershka il bronzer. Anche questo purtroppo è troppo scuro per me, però vi dico come si chiama. Si chiama No Sun But Tanned. Costa anche questo 10 euro, molto calda come anche dice il nome, però con cui io cercherò di non prenderne eccessivamente e di andarla ad applicare. Comunque, ad essere scrivente, è scrivente. Io con una picchiettata più sgrullata ci ho fatto tutte e due le guance. Vedete, ad essere abbronzante l'effetto lo fa. Dalla telecamera vi posso assicurare che sembra una pecionata, ma dal vivo non lo so, è tutto molto più smoothie, amalgamato bene. Non so perché da lì voi lo vedete così brutto l'effetto. A breve, tra l'altro, vedrete una qualità migliore per i video perché ho finalmente acquistato una nuova reflex, questa che ho io è la 600D e la utilizzo da tantissimo tempo, dall'inizio su YouTube non l'ho mai cambiata, quindi ci stava a cambiare finalmente la macchinetta a questo costoso ma necessario, ed ho comprato la 70D che dovrebbe essere quella con la messa a fuoco automatica, in modo che io comunque posso avvicinarvi i prodotti e metterli a fuoco automaticamente senza stare lì col manuale, cose, si rovina l'obiettivo, eccetera. Quindi sono entusiasta, non vedo l'ora. Adesso vado ad utilizzare questo qui che è uno stick illuminante, si chiama Vampire Killer. Costa 8 euro e questa è la colorazione 02 Fang Candy. Vedete, è fatto proprio così a stick, eccolo qua. Non ho ancora provato la colorazione, quindi magari è troppo scura per me. Ecco, infatti sembra più un blush perché è tipo rosato, quindi andiamolo ad applicare come blush, va? Proviamo a sfumarne una parte con la Beauty Blender, come sto facendo. Si sfuma bene, nessun tipo di problema, pure di patches, di macchie. E l'altra parte invece col dito, vediamo un po'. Allora, sicuramente col dito è più veloce la cosa, però magari c'è chi non si vuole sporcare le dita. Però col dito vi porta via un po' di prodotto. Di solito è il contrario. Comunque, non mi dispiace come blush, raga. Tra l'altro, tutti i prodotti che sto provando non li sento aggressivi sulla pelle, cioè non sento un'otturazione dei pori totale. Quindi mi stanno piacendo per questo. Poi ecco l'inci, le cose, non ve le so dire. Non ne ho proprio idea, non fa per me. Se ve ne intendete, poi insomma andatevi a documentare meglio perché io non vi so aiutare. Blush ci siamo. Adesso come illuminante applico il mio solito di Mulac Glowy Bunny, che è questo qui, super glowy. Allora, mentre che mi truccavo volevo applicare un altro prodotto di questi qua, Bershka, che più mi ha incuriosito, che è un gloss infetto rimpolpante di quelli appunto Plumper e viene 7 euro. Questo qui è lo 01 ed è trasparente, quindi lo potete applicare e poi magari togliere alla fine del trucco prima di mettere il rossetto, la tinta, quello che è. Lo applico, ha un odore di caramella impressionante. Lo applico senza togliere il burro cacao perché tanto si era tutto
molto assorbito. Vi dico subito che ha la menta, perché sento sulle labbra questa sensazione di fresco. Piano piano vi farò sapere se pizzica, perché questi effetti rimpolpanti di solito un po' frizzicano. Ecco, sta cominciando leggermente. Adesso vedremo se si arrosseranno. Vabbè, io per fortuna le ho già abbastanza carnose di mio, però ci sta sempre. Nel mentre vado a fare le sopracciglia e metto l'eyeliner. Come eyeliner uso lo sketch marker di Too Faced, anche questo ero curiosa di provarlo, è proprio nuovo, ve l'avevo fatto vedere nella makeup collection che mi era arrivato, devo provarlo, quindi vado. Intanto qui aggiornamento labbra, si sente il pizzicorio ma nulla di eclatante. Allora, questa eyeliner ha una punta super precisa, anche il tratto è molto marcato ed è anche molto liquido, quindi dovete stare un po' attenti, però l'applicazione non è difficilissima. Allora, non è affatto male, come potete vedere ci ho messo 30 secondi, quindi nulla da dire. Poi con l'utilizzo più prolungato vi saprò dire. Comunque questo eyeliner ci sta tutto. Ok, una volta applicato vado a finire il trucco degli occhi, quindi riprendo la palettina che abbiamo usato prima e riprendo il grigio, questo qui scuro, e lo vado a sfumare un po' qui sotto. Tra l'altro è comoda questa palettina perché è piccola e anche lo specchietto. Allora, onestamente vedo il labbro sotto un po' più arrossato rispetto a quello sopra, forse lo vedete anche voi, però non lo sento bruciare tantissimo come invece fanno quelli di Too Faced, che se non l'avete mai provato, provate, è un'esperienza ultrasensoriale. Manca mascara e sopracciglia. Sopracciglia vado a fare. Poi con un pannetto pulisco le labbra. Sapete, più che sentirle rimpolpate, le sento idratate. Intanto metto il mascara e voglio utilizzare appunto questo di Bershka, che è l'Oh My God Volume, OMG, Maxi Volumizing Mascara. Questo viene 8 euro, fatto tipo ad alberello di Natale, però molto piccolo, rigido, sottile. Senza piegaciglia, senza mascara di base, nulla, soltanto questo. Sapete che io ho le ciglia più sfigate del mondo, ma comunque andiamo a vedere. Si striga anche molto bene, di solito mi si ingarbugliano tutte. E cosa ancora più straordinaria è che, essendo nuovo, di solito il mascara è molto liquido. Questo è liquido, però non va a sporcare la palpebra, vedete dietro. E questa è una cosa eccelsa. E se avete le ciglia più lunghe delle mie, cosa molto facile, questo è un ottimo mascara. Cioè, non so se riuscite a vedere l'effetto da lì. Adesso lo facciamo asciugare e poi facciamo anche un'altra passata. Tra l'altro sono contenta Bershka abbia fatto questa linea beauty, perché è uno dei miei negozi di abbigliamento preferiti, lo sapete. Quindi ero molto curiosa quando mi è stata proposta questa cosa. Cioè, loro mi hanno detto di farli vedere in un video cose, però mi è sembrata un'idea carina, perché magari se io fossi stata una ragazza e avessi appunto visto i prodotti in negozio, mi sarebbe piaciuto vedere prima in azione da qualcuno di cui comunque mi fido, spero vi fidiate di me, e quindi vi do le mie più oneste opinioni. Vado a fare una seconda passata su questa e devo essere sincera, non si aggruma, quindi questa è una cosa molto positiva. Questo è l'effetto. Passo un po' di matita nera, perché così mi sembra un po' insignificante. Questa qui è uno stick eyeshadow sempre di Kiko, numero 20. E poi andiamo. Allora, non macchia, quindi questo è già buono. E le allunga parecchio, eh. Mi sta piacendo. Poi per essere un mascara da, quant'era, 8 euro mi pare, secondo me è più che valido. Quindi questo è il trucco occhi finito. Adesso l'ultima cosa sono le labbra. Però prima volevo farvi vedere il trucco, che mi piace un casino. Cioè, non me l'aspettavo, ma questo connubio di colori ci sta tutto, magari più per l'inverno, però è molto bello, a me non dispiace. Come scelte di rossetto, sempre per il reparto Bershka Beauty, ho due soluzioni di cui so già che ne utilizzerò una, perché l'altra proprio ci cozza la grande. Allora, una è questo, che è quello che ci cozza, che si chiama Glow Show ed è un lip lacquer vinyl, quindi effetto proprio vinilico, effetto labbra super lucide. Mi hanno inviato il rosso, che è lo 04 Scarlet Mania, ed è lo scovolino, insomma si applica. Questo ve lo swatch perché magari siete interessati a come viene. È molto pigmentato, guardate che bello. Invece l'altro, secondo me, potrebbe andare. Questa qui è la Hot Matte Ultra Matte Liquid Lipstick, quindi ci sta sempre una liquid lipstick, ed è la colorazione 03 Tender Taupe, ed è un colore davvero bellissimo. Questa viene 7 euro, si presenta in questo modo, la vado un po' a shakerare. Poi si svita e abbiamo il solito applicatore, sembra quello delle lingerie. Non è
particolarmente pieno, però secondo me è molto bello, quindi sicuramente sta meglio rispetto all'altro. E lo vado ad applicare sulle labbra. Cioè, vedete, non è super pigmentato, però non è neanche chiazzato, non lascia chiazze. Questo è il colore una volta applicato. Non vi mento che ci ho messo un po' e non è appunto ancora asciutto perché ho appena finito di stenderlo. Fatte due passate, il colore è così pieno. Naturalmente poi questo andrebbe testato meglio, essendo una tinta. Poi magari in un vlog più avanti ve lo testerò. Comunque, in generale, questo è il look che abbiamo creato oggi, appunto utilizzando anche i nuovi prodotti della linea Bershka Beauty. Scrivetemi qui sotto nei commenti se c'è stato un prodotto in particolare che vi ha incuriosito di questa nuova linea, quindi fatemi sapere appunto le cose che vi ho chiesto. Io vi mando un mega bacione e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, vi aspetto. Ciao.